50 festival celebrati in 4 serate, sospese fra il passato di una tradizione di mezzo secolo e quel futuro a cui guardano le voci dei giovani talenti che si sono cimentati nel premio musicale Ecanoro, che per 5 decenni ha attirato centinaia di cantanti a Gallo di Petriano. Nel weekend appena trascorso il Festival Gallo d'Oro ha infatti celebrato la sua 50esima edizione, premiando il talento di Tatiana Macarena Severini, prima classificata sul palco di Piazza Cavour, in un podio completato da Nilo Ferrari e Arianna Donati. Applausi condivisi con Andrea Budassi, che ha vinto il premio per il miglior inedito in una carrellata di riconoscimenti allargatisi al premio Don Luigi per il caseificio Val d'Apsa e al premio Memorial Francesco della Betta assegnato a Gianmarco Cecconi. Questi i riconoscimenti di un sabato sera che ha visto gareggiare 13 concorrenti marchigiani e romagnoli, presentati dalla nostra direttrice di Rossini TV, Emanuela Rossi, accompagnata da Andrea Catavolo e Ugo Palmisano. Concorrenti che sono stati valutati dalla giuria di qualità composta da Luca Pitteri, Frida Neri e Stefano Venturi. Una serata concorso che si potrà riapprezzare su Rossini TV giovedì 4 agosto alle 21.20, mentre sullo stesso canale 80, martedì 2 agosto, sempre alle 21.20, andrà in onda la prima delle 4 serate dedicate alla lunga tradizione del festival ideato a inizio anni 70 da Don Luigi, allora parroco del paese. Una serata all'insegna del revival, alla presenza degli artisti che si esibirono nelle prime edizioni del festival, ma anche della simpatia travolgente del barzellettiere Bicio. Risate replicatesi anche venerdì nella seconda serata, allietata dai comici Vasume e Scintilla, per un 50esimo compleanno che si è chiuso con il gran finale della serata di gala, che domenica ha celebrato uno straordinario anniversario.